Prego, consigliere Di Palma, per 10 minuti. Sì, grazie Presidente. Diciamo che noi di questo argomento della multiservizi e dei servizi offerti da questa società ne abbiamo parlato tante volte in quest'aula. Allora, il percorso è delineato. Noi abbiamo votato due delibere in quest'aula sulla gara a doppio oggetto e non è questa gara ponte che va a cambiare le sorti delle decisioni che sono state votate da quest'aula. Noi con le delibere che abbiamo già votato abbiamo delineato che c'è una gara a doppio oggetto che ora è in vigore e non c'è stato ricorso che tenga sulla gara. C'è un aspetto su cui c'è stato un ricorso di multiservizi che è andato al Consiglio di Stato, che ha rimandato alla Corte di Giustizia Europea, su se multiservizi è il soggetto privato con cui Roma Capitale deve portare avanti questo servizio. Dunque, la strada è delineata. Quando la Corte di Giustizia Europea si sentenzierà, due sono le strade: o multiservizi, o la Roma Capitale ha come soggetto privato per la gara a doppio oggetto multiservizi, oppure avrà CNS, che è la società che ha vinto la gara. Questo percorso non lo tocca nessuno, per cui l'idea che noi andiamo a cambiare il percorso futuro non è così. E noi con la gara a doppio oggetto e facendo diventare multiservizi una società di primo livello di controllo diretto da Roma Capitale, magari lo dico, effettivamente una piccola ragione alle opposizioni gliela do, con i vergognosi, scusate, lo devo dire, comportamenti del management di multiservizi in questi anni, che sono a maggioranza di AMA. E alcuni comportamenti oggettivamente non sono lineari rispetto all'amministrazione. Mi auguro, qualsiasi cosa accada, sia che vinca multiservizi o vinca CNS, queste cose andranno a terminare, perché oggettivamente certe cose non si capisce perché sono andate in un certo modo, però la strada è delineata. Ora, questa gara ponte è davvero il dramma che è stato delineato in quest'aula? Ma detto francamente io ho qualche perplessità su questo, perché noi ci andiamo a trovare con una gara ponte di un anno, di un servizio che normalmente viene espletato per 8 anni, che solo per organizzarsi ci vogliono almeno 6 mesi. Io sinceramente credo che forse, è una mia opinione, c'è un soggetto che può eventualmente partecipare, e questo soggetto è multiservizi, che valuterà. Poi, qualora dovesse andare deserta la gara, a quel punto il Dipartimento Scuola, che ha fatto tutti gli atti nel rispetto della legge, avrà la forza, ovviamente la capacità, a quel punto di andare in proroga. Dunque, io non vedo tutto questo dramma per i lavoratori di multiservizi in questa situazione. Noi, lo ripeto, lo abbiamo trattato tante volte in quest'aula, la strada è delineata, dobbiamo aspettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea e a quel punto si delineerà una volta per tutti il futuro di questa società. Rivendico le scelte che sono state fatte, ritengo che siano le scelte corrette. Abbiamo messo un numero di ore in quell'appalto molto ampio, molto di più di quelli che svolgono i lavoratori, e lo abbiamo detto in altre occasioni, per cui mi ritengo che la scelta che abbia fatto questa amministrazione sia la scelta corretta. E tutto questo, come dire, gridare allo scandalo, in realtà forse è molto poca cosa. Grazie.